Lens of Young Syrian è un progetto fotografico che sto intraprendendo insieme a dei giovani fotografi siriani. Voi conoscete tutti la situazione in Siria di guerra civile, di oppressione, no? Quando una minoranza vuol governare una maggioranza succedono sempre dei problemi. Comunque questo progetto unisce un po' l'Occidente alla Siria, all'Oriente, la mitica al-Shams, no? Il cuore della mezzaluna fertile. La Siria è una terra benedetta, noi ci immaginiamo la Siria come un deserto, ma è fertilissima, ricca di storia, ricca di cultura. In questo momento sta vivendo una grave crisi, una guerra, direi. Per dei motivi di libertà, no? Sull'onda della primavera araba. E questo progetto prevede appunto un intervento di questi giovani fotografi, videomaker, che difendono a loro modo la loro patria. Questo progetto nasce insieme ad una organizzazione italo-siriana che si chiama Solidarietà al Popolo Siriano. Ed è un'azione coraggiosa perché vede questi giovani fotografi in prima linea a documentare quello che sta succedendo. C'è anche un grande coraggio perché sono dei giovani ex studenti, quasi tutti di 17-18 anni. E qui si innesta il mio intervento di fotografo, di fotoreporter, perché credo che la fotografia sia un'arma potente nelle mani di questi giovani. La fotografia è essenziale, è precisa e poi ci parla con un linguaggio comprensibile. Possiamo vederla, ci dà uno spaccato di una realtà, lavora sui sentimenti, lavora sulle emozioni, più di 1.000 parole. Io sono stato ad Aleppo, una delle grandi città della Siria, e ho visto con i miei occhi, potete anche vedere su questo giornale delle foto che sono state fatte in primavera. Ed appunto nasce da qui, dal mio ritorno da questa terra, questa voglia di mettermi in gioco e cercare di coinvolgervi, voi lettori. Perché sì, è una realtà lontana da noi geograficamente, ma non dobbiamo girare lo sguardo. Io per mio lavoro, per mia concezione etica e diciamo anche politica, mi ingaggio in queste storie perché penso che potremmo vivere molto meglio se ci fosse una giustizia sociale. Perciò ripartirò dopo il 20 di agosto con un'idea ben precisa, quella di mostrarvi con un diario, non dico giornaliero, ma tenervi informato perché c'è grande confusione sotto le stelle in questo momento. C'è paura dell'integralismo islamico, c'è paura di un'invasione. Ma per aver visto con i miei occhi che c'è una guerra di popolo, no? Dicevo prima, quando c'è una minoranza che tiranneggia una maggioranza, questa non può durare. Questo regime è profondamente ingiusto.
E da allora che partiremo e il progetto LENS of Young Syrian, cioè LENS sta per obiettivo, no? Gli obiettivi di questi ragazzi ci mostreranno una realtà, se volete, dura, scomoda, tragica, ma necessaria per capire una situazione attuale sul campo. Andremo giù, io lavorerò con loro perché come docente del corso di fotografia del MUSINF penso di essere utile a loro nello sviluppo di tecniche, di fargli comprendere il modo di realizzare delle foto che abbiano un impatto non solo documentaristico, ma anche di sensi, di efficacia soprattutto. E andrò giù, lavoreremo fianco a fianco e poi faremo una mostra. Immaginate una mostra in una città in guerra, assediata, come può essere Aleppo o Homs. Però anche ha un significato di speranza. L'arte ha molte anime ed una di queste è proprio la speranza, il tirar fuori da qualsiasi situazione del buono. Faremo questa mostra e la faremo fruibile, sarà visibile sia sulle piattaforme sociali dei media che sulle piattaforme del mondo dell'arte. Ma importante sarà poterla allestire in una città in guerra. No, voi direte, ma hanno ben altro da pensare che all'arte. Secondo me, invece, potrebbe dargli delle speranze, potrebbe alleviare questa angoscia che si vive quando si è in pericolo, quando ogni giorno si viene bombardati, quando la notte non si può dormire perché si ha paura di rastrellamenti o di azioni violente. Perciò, viva la Siria, viva l'arte e viva la fotografia.